Ciao a tutti, oggi lavoreremo insieme a questa piastrella per la coperta afghana che io sto per terminare la lavorazione e spero di postare anche la mia coperta intera, così la vedrete bene. Intanto posto questa piastrella, la lavorazione di questa piastrella, perché veramente è facile e di grandissimo effetto. Guardate, io ripeto, non ho finito la coperta ancora, ma tantissime piastrelle sto per unire e ho già unito semplicemente cucendole. È di grande effetto, veramente. Allora, io questa coperta sto lavorando in lana che si chiama Favorite Wool. È una lana da 5 mm Ice Yarn, ovviamente presa dalla Nalandia, 50% lana, favolosa, veramente è proprio appropriata per le coperte. Troverete il link sotto il video, ovviamente link diretti. Iniziamo con un cerchio magico. Come vedete, io ho preparato qui due uncinetti. Il primo, questo qui giro, lo farò con uncinetto più piccolo e poi continuo con il numero 8 per questa lana. Poi voi farete ovviamente a seconda la lana che avete. Quindi un cerchio magico e andiamo a lavorare le nostre prime 3 catenelle. Quindi una, due, tre. E non ripeterò durante la lavorazione che prime 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Questo sappiamo più o meno tutte noi, vero? Quindi in questo cerchio, compresa questa, ci vanno 24 maglie alte come il primo giro. Ecco, quindi lavoriamo 24 maglie alte. Allora, quando abbiamo fatto le nostre 24 maglie alte, andremo a chiudere questo giro nella terza catenella di sotto iniziale, semplicemente con una maglia bassissima. Adesso lavoriamo 3 catenelle. E io in questo momento cambio il mio uncinetto e metto questo più largo perché voglio la mia piastrella bella, morbida, larga, soffice. Allora, in questo punto qui, vedete, andiamo a lavorare una maglia alta, quindi sarà la seconda praticamente. 2 catenelle. Una maglia alta e ancora una maglia alta, tutte quindi nella stessa catenella, questa qui, questo posto qui, ok? Ve lo ricordate che appartiene a questa prima catenella, quindi tra la prima e seconda, questo punto qui. Importante questo inizio, così il lavoro scorre bene e preciso. Filo su uncinetto, saltiamo una, due e andiamo a lavorare nella terza maglia sottostante. Andiamo a lavorare il nostro secondo gruppo, stesso identico, delle maglie alte. Come vedete, 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte nello stesso punto.
Questi sono i nostri primi due gruppi. Andiamo a lavorare avanti, 1, 2, quindi nella terza maglia alta sottostante lavoriamo il nostro terzo gruppo, quindi da 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte. E continuiamo tutto il giro, lavorare sempre nella terza per avere un totale di 8 gruppi. Dopo aver completato l'ultimo gruppo, quindi, che era da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, andiamo a chiudere questo giro. Ecco. In questa terza maglia, ovviamente, con una maglia bassissima. Passiamo adesso dentro l'archetto, quindi con una maglia bassissima, come è di solito quando si fanno dei passaggi, quindi, e andiamo a lavorare di nuovo 3 catenelle, scusate, una maglia alta, due catenelle nello stesso archetto, quindi stiamo creando un gruppo nuovo. Lavoriamo ancora 2 maglie alte, 4. Quando abbiamo creato questo gruppo dentro il primo archetto sottostante, facciamo 2 catenelle e andiamo a lavorare quindi le maglie alte dentro questo archetto qui, maglia 2 maglie alte, sempre i gruppi sono uguali, 1, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte nello stesso archetto per formare questo gruppo. E automaticamente aggiungiamo 2 catenelle per proseguire avanti. Quindi in questo giro avremo i gruppi uguali come nel giro precedente, ma con l'aggiunta di 2 catenelle in mezzo ai gruppi per dividerli e per allargare il lavoro. Quindi qui abbiamo creato 2 catenelle, andiamo a lavorare il terzo nell'archetto e proseguiamo il nostro lavoro sempre uguale, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e 2 catenelle subito dopo. Per continuare lavoro avanti, ma andiamo a finire questo giro. Terminiamo questo giro chiudendolo sopra la maglia catenella, facciamo il solito passaggio di maglia bassissima per entrare nell'archetto e lavoriamo 3 catenelle, maglia alta, ancora una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, nello stesso archetto tutto, maglia alta quindi. Ancora una maglia ancora e quindi abbiamo creato un gruppo da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso lavoriamo 2 catenelle, 1,
saltiamo tutto questo e andiamo nell'archetto qui a lavorare stesso identico gruppo di 3 maglie alte. Catenelle, e ancora 3 maglie alte dentro l'archetto. Eccolo, questo è il nostro secondo gruppo, quindi 2 maglie per andare avanti, 2 catenelle per andare avanti, si fanno in automatico, quindi ok, adesso si vede. E quindi adesso aggiungiamo ultime 2 catenelle e chiudiamo questo giro, anzi chiudiamo proprio il bianco, colore bianco, con una maglia bassissima. Facciamo il passaggio direttamente con il bianco e finiamo il bianco. Ecco così. Quindi adesso ci prepariamo per il cambio colore. Adesso andiamo a inserire il verde. Facciamo una prima catenella, andiamo a inserire nel posto dove abbiamo chiuso, quindi tiriamo così, facciamo una così stretta abbastanza perché non è la nostra prima catenella questa, cioè prima maglia bassa, scusate, ma è soltanto la chiusura del cambio colore. Quindi adesso facciamo la prima maglia bassa in realtà. Adesso vedrete anche perché, ve ne accorgerete anche voi. Quindi questa era prima, seconda, terza. Quindi 1, 2, 3 avete adesso, poi dopo di ritorno, quindi avete 3 come le avrete in tutti gli archetti che seguono. Continuiamo sempre con le maglie basse, ok? Quindi 3, poi lavoriamo 3 nelle 3 maglie, scusate, 3 maglie alte di sotto, prese davanti ovviamente. Quindi semplicemente maglie basse, molto semplice in realtà. E lavoriamo adesso una maglia bassa in questo arco qui, solo una. Ecco, quindi abbiamo fatto 3, 3 e una finora. Una, 2 catenelle per scendere qui sotto, quindi andiamo a prendere filo da qui sotto e lavoriamo una maglia bassa, quindi lo chiudiamo praticamente con una maglia bassa, così lavoriamo 2 catenelle e adesso andiamo a prendere il filo qui sotto, qui, ecco, in questo punto qua, tiriamo fuori il filo. E come prima chiudiamo semplicemente con una maglia bassa. Se adesso siamo andati a scendere, come dire, primo piano è la cantina, ecco, non so come spiegare, altrimenti adesso andremo a scendere nello stesso identico modo. Quindi una, 2 catenelle, prendiamo il filo da qui sotto e torniamo nel primo piano, lavoriamo altre 2 catenelle e torniamo all'inizio.
chiudiamo sempre con le maglie basse. Non c'è molta filosofia qua. Continuiamo a lavorare le maglie basse. Una, due, tre, nell'archetto 3, 2, 3, quindi e altre 3 qui, 1, 2 e 3. Mentre come abbiamo fatto prima qui, andiamo a scendere sotto l'archetto lavorando prima maglia bassa, poi 2 catenelle, scendiamo qui sotto, prendiamo il filo, chiudiamo con una maglia bassa e così via, 2 catenelle, prendiamo da qui adesso. Andiamo a salire, risalire, 2 catenelle, andiamo a prendere il nostro filo qui, 2 catenelle e riprendiamo il filo qui e praticamente abbiamo fatto la stessa cosa, identica cosa che abbiamo fatto anche qui, quindi ecco. Chiudiamo, continuiamo con 3 maglie basse, poi 3 maglie basse nell'archetto, 3 maglie basse, 1 maglia bassa, scendiamo nuovamente qui, quindi, e poi risaliamo e questo è questo giro qui. Ora chiudiamo questo primo giro verde nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio, ok? Noi lo chiudiamo con una maglia bassissima. Dobbiamo però trovarci qui, quindi ne facciamo un'altra maglia bassissima per arrivare in mezzo. Facciamo 3 catenelle e andiamo, qui possiamo anche tagliare, così non ci darà più fastidio. Quindi andiamo in questo punto qui a fare 3 maglie alte. Con 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, e adesso queste 3 catenelle andiamo a chiudere, collegare qui nella maglia bassa in mezzo, quindi questa centrale. Ecco, e lavoriamo una maglia bassa, adesso di nuovo 3 catenelle e ora andiamo a creare il nostro angolo, perché questa qui è praticamente un lato laterale, quindi, e noi creeremo adesso l'angolo. Per creare l'angolo dobbiamo fare tripla maglia alta. Una, due, sempre nello stesso posto, nello stesso archetto. Catenelle, 1, 2, 3, nello stesso archetto
le nostre prossime tre maglie, triple maglie alte. Quindi questo sarà il nostro primo angolo. 3 catenelle che andiamo a chiudere, collegare nella maglia bassa centrale con una maglia bassa altrettanto. 3 catenelle, 1, 2, 3. E qui facciamo 3 maglie alte come all'inizio. Nuovamente 3 catenelle. Maglia bassa centrale, lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle e siamo arrivati al nostro prossimo angolo. Quindi lavoriamo uguale come il primo, 1, 2, 3, quindi tripla maglia alta per 3 volte. Poi 3 catenelle in mezzo, tre e ancora 3 maglie, triple maglie alte. Per poi continuare come abbiamo lavorato anche prima, al angolo. Quindi questo è l'angolo 1 e l'angolo 2. In mezzo lavoriamo 3 catenelle che chiudiamo nella maglia bassa centrale sottostante con una maglia bassa, 3 catenelle, andiamo nell'archetto a lavorare 3 maglie alte, lavoriamo nuovamente 3 catenelle, chiudiamo nella maglia bassa centrale con una maglia bassa, 3 catenelle e andiamo a creare qui il nostro secondo angolo. Quindi lavoro, stesso lavoro, la procedura prosegue. Siamo arrivati alla fine di questo giro, abbiamo creato gli angoli e adesso chiudiamo e andremo a fare l'ultimo giro. Quindi io mi servo con un uncinetto più piccolo per entrare dove abbiamo chiuso, anche se non serve, in realtà vabbè, lo stesso. Con una maglia bassissima, quindi chiudiamo questo giro. Ecco così. Lavoriamo subito 3 catenelle. Andiamo a lavorare 2 maglie alte in questo, sotto questa catenella, in questo archetto qui.
adesso lavoriamo maglie alte nelle maglie alte sottostanti qui, quindi una, due, e tre. Nell'archetto qui lavoriamo 2 maglie alte, e nella maglia bassa con quale abbiamo chiuso queste catenelle lavorando dentro la maglia lavoriamo una maglia alta. Continuiamo con 2 maglie alte nello spazio della catenella, e lavoriamo, siamo arrivati all'angolo, quindi in ogni maglia alta, questa altissima infatti, lavoriamo una maglia alta sopra, quindi una, due, nell'angolo lavoriamo 2 maglie alte, quindi qui nello spazio dell'angolo 2 maglie alte, 2, 2 catenelle, e altre 2 maglie alte che creano adesso l'angolo, crea, eccolo. Continuiamo ovviamente nelle maglie altissime, quindi una maglia alta, cioè 3 maglie alte, 1, 2, 3, e si va a lavorare come prima, quindi maglie alte negli spazi e una nella maglia bassa, 2 qui, una nella maglia bassa, 2 sotto la catenella che segue, quindi, e proseguiamo tutto il lavoro, quindi tutto il giro in questo modo qui, 2, quindi noi abbiamo lavorato praticamente in ogni spazio 2 maglie alte, nelle maglie alte sottostanti sempre maglia alta sopra, dentro l'archetto 2 maglie alte, nella maglia bassa una maglia alta, archetto 2 maglie alte e sopra ogni maglia altissima una maglia alta sopra, l'angolo l'abbiamo fatto 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e abbiamo continuato con come qui solo a rovescio. Quindi qui in realtà finisce questo tutorial, e vi auguro un buon lavoro, spero che vi è piaciuto e che vi piacerà quando l'avete, avrete fatto anche voi. Devo dire una ultima cosa, spero che i miei tutorial non saranno più copiati. Grazie, grazie per la visione, ciao!